Suona la campanella su Videogame History Italia. Ciao ragazzi, io sono il prof. Questo è il quinto episodio di Siberia, del long play di Siberia che abbiamo iniziato, carichissimi. Dove siamo? Allora, siamo in stazione. C'è il treno, abbiamo ridato le gambe al macchinista. Eccolo qui. Ciao Oscar, che vuoi? Salve, Oscar. La mia funzione mi vieta ogni confidenza, Kate Baker, Ma anche cosa? se lei è la mia prima e unica passeggera. Io? Sua passeggera? Sì, lei, Kate Walker, non ha Bene. portato a termine a questo scopo la mia fabbricazione. Se lo dice lei. No, mi faceva un po' senso che lei fosse senza gambe, ma va bene. Missione. No, vai, treno, Questo treno parlami è del treno. meraviglioso. Ci starò meglio di una regina. Sono felice che le piaccia, Kate Walker. Questo treno è stato ideato per accogliere la sua passeggera con il massimo del comfort. Oh, che bello. Ebbene, Andiamo al credo. sodo, andiamo al sodo, ragazzi. Sono decisa a tentare la sorte, Oscar. Possiamo partire. Favorisca il biglietto, prego. Il Il biglietto? biglietto? Ma di cosa sta parlando? Il regolamento parla chiaro. Ogni passeggero deve essere in possesso di regolare biglietto. Dove diavolo trovo un Bene, e dove biglietto? posso procurarmi un biglietto? La sola persona abilitata ad emettere biglietto è il bigliettaio. Lei è Ok. fortunata, a quest'ora il suo ufficio deve essere aperto. Le consiglio di andarci C'è un immediatamente. bigliettaio? C'è un bigliettaio in tutto questo? Ah, succedono cose a caso in questo gioco. Va bene, dai, andiamo dal bigliettaio. Andiamo dal bigliettaio che dovrebbe essere di qua. C'è Oscar è il bigliettaio? E mi state dicendo che questo cretino è il bigliettaio? Lei. Cosa desidera, madame? Avanti, Oscar, sono io, Kate Walker. Effettivamente il suo nome è proprio Kate Walker. Grazie, nero conscio e consapevole. Dammi il Cosa mio desidera, biglietto! Kate Walker? Beh, un biglietto per il treno. Vende altre cose? L'unica attività di questo sportello è la rivendita di biglietti. La prego di affrettarsi, lo sportello chiude Vende fra 3 anche minuti cose. esatti. Cosa desidera? Beh, Patatine? un biglietto. Uno solo? Sì. Brava Kate, Un biglietto, incazzati! perfetto. E per dove, prego? Ma io non lo so, è lei che mi ha detto di procurarmi un biglietto. Dunque, un biglietto per partire. Un biglietto per partire, ovvio, no? Tu pigli i biglietti per arrivare, no, non ha senso. So che biglietto grosso, ragazzi. Titolo di viaggio con treno meccanico. Si parte da Valla di Lan. Ah, c'ho anche un foglio. Il notaio, autorizzazione per disporre completamente o in parte di beni mobili e immobili dell'eredità Vorarlberg. Una locomotiva a propulsione meccanica. Carrozza, annessi e macchinista. Va bene. Ok, dispongo Ecco, del non lo treno. perda. Questo sportello non è abilitato a rilasciare duplicati. Questa raccomandazione vale anche per il documento Va allegato. benissimo, Che Oscar. cos'è? L'autorizzazione per l'uscita del treno da Vala di Len. Il controllore potrebbe richiedergliela. Ma che Insomma, è lei il... Fastidio! Attenzione! Lo sportello chiude esattamente ora. Va bene, ma ci rivediamo sul treno, Oscar. Ragazzi. È sparito Oscar. Oscar, sei dietro la colonna? Oscar, sei dietro la colonna? È sparito Oscar. Vabbè, sarà sul treno. Lasciamo questo buco di cittadino nelle Alpi francesi, per favore. Telefonata! Il cliente da lei chiamato, non è... Kate, sono ancora io. Ah, è il mio amico. Ah, Dan, ti avrei chiamato Cioè, il io. mio... Sì, certo. Sei arrabbiato? Un po'. Ho appena chiamato Marson and Lormont. Mi hanno detto che il tuo ritorno non è previsto per questa settimana. È il mio studio Sì. legale, ma E sono in Dortmund, suppongo ve lo allora quando pensi di ricordiate. rientrare? Non so niente, non posso farci niente. La situazione è delicata, sai. All'inizio della settimana prossima, senza dubbio. Bene. Sì, vedremo. È Dan, titubante. pazienta un po', per favore. La posta in gioco è più alta di quanto immaginassi e sai quanto tengo a questo lavoro. Immagino che non ti faccia né caldo né freddo sapere che i Goldberg pensano di... Sì, ecco, no, No, Dan, no, non è il momento, davvero. no, non Io proprio ti niente. penso, ti amo, tesoro mio. Oh, che Ti richiamo carini. non appena ci sono novità, promesso. Adesso devo riagganciare, ho una specie di treno da prendere. Un treno? Ma dove vai ancora?
Kate non ha senso. A dire il vero, non lo so esattamente. Ti abbraccio forte. Kate. Ma un bacio almeno gli potevi mandare. Io ve l'ho detto qua che c'è puzza di relazione che si rompe. Qua c'è puzza di relazione che si rompe. Io vedo del tenero tra Kate e Oscar. Perché ci sono delle frizioni, ma io vedo del tenero tra Kate e Oscar, ve lo dico. Sono sempre io, Oscar. Salve. Buongiorno, Kate Walker. Perché non partiamo, Oscar? Il regolamento parla chiaro, Kate Walker. Aspetto il suo biglietto. Ma ti prego, ma ti prego. E come faccio a darti il biglietto? La prego, non crede che la sua conversazione mi annoi, Oscar, ma la devo lasciare. Un pochino. Anch'io ho molte cose da fare, Kate Walker. Va bene, seleziono il biglietto. Dov'è il biglietto? Qua, biglietto. Tieni, va bene così? Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire. Oh, Scar. Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Lo conservi. Ma perché? Perché non vuole il mio biglietto? Kate Walker, non posso transigere. Non sono state espletate le formalità necessarie alla partenza. Devo convalidare l'autorizzazione. Oh, santalo. Ma quanto è puntiglioso, mio caro Oscar. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, ragazzi. Qua c'è, lo dico che c'è del flirt. Toh, permesso di discesa dal treno. Tieni. Sei contento adesso? Io tengo ecco tutto in quella giacchetta salata. Io non ho le tette, ho due borse. Dove tengo l'oggettistica vaga. Non è firmata, Kate Walker. Da chi? Adesso sta esagerando, Oscar. Me l'ha appena data lei. Questo treno è suo? No. Allora non può far uscire questo treno da Baladilene senza il consenso del proprietario. È morta! Dubito che la defunta Madame Vorarlberg possa consentire ad alcunché. In questo caso sarà sufficiente il timbro del suo rappresentante legale. Il notaio? Mi sarei grato se si affrettasse, Kate Walker. La partenza del treno è imminente e io devo garantirne la puntualità. Ma sono mesi che sei fermo senza che eri fermo senza gambe nell'ufficio di Ansh. Va bene. Suppongo si debba andare dal notaio, ragazzi. Eccoci qua, signor notaio. Qua non c'è nessuno. Era dentro il notaio. Ah, dimenticavo. Devo lasciar riposare il notaio. Sì, ma io ho bisogno di parlarci con il notaio. Devo lasciar riposare il notaio. Sì, ma io ho bisogno di parlarci al notaio. Oh, this might come in handy. Potrebbe tornare utile. Boccetta d'inchiostro. Beh, dai, questa è stata facile. Dov'è il foglio? Qua. Ma sì, una bella frode. Approvato. Fantastico. Ma tieni, piccolo bulloncino amoroso. Tieni il tuo permesso timbrato. Ti va bene? Non ti va bene? Ecco il documento che autorizza l'uscita del treno da Valle di Len. Bravo, Oscar. Grazie, Kate Walker. Perfetto. Tieni il biglietto. Fai partire questo dannato treno. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire. anche un pelo adirato. Per ora non posso accettare questo biglietto. No, perché? Lo conservi. Non capisco perché non possiamo partire. Non vorrei ritardare oltre la partenza del treno. A rischio di sembrare scortese, Kate Walker, temo che non tutte le formalità necessarie alla partenza siano state espletate. Sì, ma sei già scortese, se è uno scherzo, cioè, fai Oscar, con comodo. È di cattivo gusto. Io devo assolutamente rintracciare Hans Vorarlberg al più presto. Ho delle istruzioni precise da rispettare. Sì. Ci sono tre parti del guardaroba destinati a contenere due oggetti importanti. La loro assenza pregiudica la partenza del treno. Se vuole scusarmi, ora devo tornare ai miei preparati. Che diavolo vuol dire? Mi pentirei di certo se violassi il regolamento. Oh, oh, oh! Attenzione, attenzione! Girovagavo per il mondo e la chiesa è aperta. Oh, finalmente! Perché a noi ci manca un oggetto. Che diavolo stiamo cercando? Pronto? Pronto. Kate, allora... Oh, il mio tesoruccio amoroso! C'è un problema, signor Manson. Non Oscar, l'altro. Ah no, questo era Manson! La prego, Kate, scusa! Forse c'è un erede. Mi sa di... Hans, il fratello di Anna Vorarlberg. Sembra che sia ancora vivo. Non ecco. Possiamo acquistare la fabbrica senza il suo consenso. Prendetelo come riassunto per chi non ha visto il video precedente. Da dove esce questo fratello fantasma? E dov'è? Ma il notaio cosa dice?
Niente, devo lasciarlo riposare, notaio, poverino. Lei deve sapere che è un paese strano, persone curiose, cose sorprendenti. Le confesso di essere un po' perplessa. Devo fare alcune ricerche. Mi ascolti bene, Kate. Dica. La Universal Toys è uno dei nostri clienti più importanti. Vabbè. Allora, strano o non strano, lei non rientrerà a New York prima di avere sistemato definitivamente questa storia. Mi ha capito bene? Lo chiama lei, Dan? Sì, signor Marson. Può contare su di me. Accidenti. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Entriamo in chiesa. È chiusa. Dai, è chiusa la chiesa. Ma è sempre chiave. Aperta la chiesa. Cioè, ci puoi andare, ti confessi, fai una preghiera. Mamma mia, è chiusa anche la chiesa in sto paese. Va bene. Si può andare da qua. Ah, no, si può andare da qualche parte. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Giriamo dietro l'edificio. Cos'è questo? Cos'è sta cosa? Ingranaggi, ce li ho. Messi un po' a caso, ma ce li ho. Questo va qui, questo va qua e questo va qua. Tira la leva. Ho trovato un senso a questi ingranaggi. Poi perché ce li aveva Momo questi ingranaggi? Vabbè. Ma è un ascensore. Non l'ho mica capito. Esci dalla porta e buttati di sotto. Ah, pezzi di automa. Uova. Ci sono due uova, davvero. Che carine, prendi le uova. C'è una croce. Cos'è? Che diavolo è? Mi sembra che manchi un pezzo perché possa funzionare. Vai, Kate Walker. Facci vedere qualcosa. Tipo questa porta che è aperta. Ai no, me lo sento. Me lo sento che è aperta. Yeah, baby. Dove siamo? È la canonica. C'è vita il prete qua. Un parroco. Frega le offerte. Frega le offerte, dai. Ti fai degli scrupoli proprio. Gira il crocifisso. Ah, c'è un crocifisso. Ho girato il crocifisso! Ma non l'avrei mai detto! Ah, però effettivamente c'era il segno sul muro, si poteva intuire. Brava. Potevi lasciarlo spostare. Qua cosa c'è? Una leva. Tira la leva. È bloccato. Non tirare la leva. Lì ci va una chiave. Usa la chiave. E tira la leva. È bloccato. Dai. Ci ho già messo la chiave. Vabbè. Oh, una scheda perforata. Un'altra scheda perforata. Ero più tranquillo quando ne avevo una sola. Cosa c'è qua? Niente. Quante papaline ci sono? Un'altra. Scheda perforata. Yeah. Scheda perforata. Bene. Ho 8000 schede perforate. 4. Questo aggeggio è bloccato. Il aggeggio è bloccato. E va bene, continuiamo a dare un'occhiata. Si sta rivelando fruttuosa questa visita. Usa l'altra porta, sì. Inutile sfondala. Insistere, è chiuso a chiave. Sfondala. No, non sfondarla. Allora, qua siamo arrivati a saturazione, non c'è nient'altro, va bene, andiamo dalla parte opposta. In mezzo alle lapidi. Ed eccoci qua. Allora, allegra Kate, allegra Walker. Ma perché c'è sempre una cripta da esplorare, diavolo? Mi incutono timore. Tranne quella di Monkey Island, ma è un'altra cosa. C'è un tizio col cappello. Un uccellino. Pieno di uccellini sto posto. Non posso passare di qui. Sì, l'avevo notato. Volevo un giudizio personale sulla situazione. Basta? Va bene, quindi quello che faremo sarà andare di sopra e provare le sfere perforate sulla schiena del Goblin di Notre Dame robot. Pressa poco. Allora.
Oh, c'è un uccellino! C'è un uccellino! È scappato. Tristezza. Vai! Rosso, blu, verde o lilla? Verde. È successo qualcosa? Din don, dan don, dan don, din don! Minchia quante campane! Perché l'ho fatto? Le provo tutte, sulla fiducia, vai, lilla! Oh! Attenzione! Che diavolo sta succedendo? È la notte dei morti viventi! Si alzano gli zombie! Oh, oh. Benvenuto. Ci vuole una chiave. Non ho più bisogno delle schede perforate. E perché le hai prese tutte? È la domanda. Vabbè, ci vuole una chiave. Che poi basterebbe che prendessi questa stupida chiave e la usassi dall'altra parte. E invece no. Lasciamo Momo su in soffitta, chi se ne frega. Va bene. Dai, Momo, ti prego, abbi qualcosa di interessante da dirmi. Qua ho preso tutto. Qua non c'è niente, muovi il mouse. Istruzioni per portare a compimento un'avventura grafica. Muovete il... Ma porca vacca trota! È sempre stato qui questo schifo di mammut! Ma vai a cagare, vai a cagare, va! Ma per favore! Disegna fuori dal foglio, mi raccomando. Poi anche tu! Kate Walker! Ma porca vacca, ma disegna un mammut! Ma pensa a te dov'era il mammut, ma vai a prendere dei pesci! Toh, piccolo cinno bastardo! È contentissimo, bravo Momo. Lo tiene alla rovescia, ma... Si è girato. Grazie. Momo contento. Ora segui Momo. Momo svela segreto a Kate. Sì, va bene. Lui com'è salito quassù che la scala l'abbiamo estesa noi? Dan dan dan! Come diavolo è salito quassù? Lo stupido Momo! Dove diavolo stiamo andando, Momo? Oddio, ma lui ha la chiave! Oddio, ma lui ha la chiave! Ha la chiave per dove poi? Vabbè, segui Momo, Kate! C'è un ponte, bello, graziosissimo. Dove diavolo stiamo andando? Corri! Qua non c'è niente, vero? No, perfetto. Bello questo ponte. Uccellini. Corriamo. C'è una barca qua. Si può andare alla barca? Vai alla barca. Vai alla barca. Qua c'è un remo. Peccato aver lasciato quella barca andare in rovina. Fa acqua da tutte le parti. Va bene. Non penso che la potrò riparare. Non sono Guybrush Threepwood, non mi intendo di barche. Ciao Momo. Che ti siedi a fa, Momo? Eccoti, Momo. Che fatica, mi hai fatto fare un bel giro. Abbastanza. È vero, è incredibile. Momo venire spesso qui. Bravo, Momo. Momo piace fare cerchi in acqua. Dimmi qualcosa. L'hai portata qui. Dimmi qualcosa su Mammut questo posto. Bambola nella grotta. Molto importante per Hans. Detta. Grotta. Non vedo nessuna grotta. La grotta! Momo non dice bugie. Momo, devo andare adesso. Magari ci vediamo dopo. La grotta! Dove Hans è inciampato e è che ha sbattuto la testa, è andato in coma, è diventato pazzo, tutte quelle cose lì. Boh, noi apriamo la diga proprio inutilmente. Ce la fai o non ce la fai?
E mettici della violenza. Deve essere bloccato, dovrei farmi aiutare. Puoi aiutarmi? Mi daresti una mano, Momo, grazie. Fare cosa? Aiutami ad aprire lo sbarramento. Momo, forte. Sì, me lo dicesti già nel primo episodio. Dai, Momo! Ok, questo me lo potevo risparmiare. Vabbè, potremmo farlo in due comunque. No, Momo, dai, Momo. Ma che cacchio. Oh oh. Toh, tieni, t'ho rotto la baracca. Grazie. Piglialo su, cazzo ti devo dire. Attenzione, ho paura di dove se lo metterà. Attenzione dove se lo mette, attenzione dove si mette quel bastone. Baci di là. Non mi dire che non vai di là perché c'è questo. Dai, ma stai scherzando. Non posso passare di qui. Ma va, ma dai, ma c'è uno sputo d'acqua, ma vai di là. Oh, attenzione. Uso la leva rotta con la barca. Non ha senso. Ha senso secondo lei? Che fai? Questo remo è sporco e bagnato fradicio. Sì, ok. Perché l'hai preso? Questo remo è sporco e bagnato fradicio. Cosa sto facendo? Ma ti dà fastidio che il remo sia sporco? Ragazzi, qua la situazione sta precipitando. Momo, ho ancora qualcosa da chiederti. Momo, ascolta. Momo, ascolta. Bravo, Momo. Aiutami. Ho avvicinato il remo. Fai il bravo bambino e trasportalo. Fai il bravo bambino. Momo, d'accordo. Ma che cosa sfotti? Ma non ti vergogni a sfottere? Dai, Momo, mettici della verve, su. Dai, Momo, dai, Momo. Mi piace sto Momo. Potrei, una volta che mi sposo con Oscar, potrei adottarlo. Gli ci vedo bene, un automa e un bimbo pelo sociopatico. Grazie, bella Momo. Che me lo scrollo, ah, che carino che sei, Momo. Non mettertelo nella maglietta. Bravo, Momo. Dammelo! Momo! Scappa dal remo, Momo! Non ti fregare il mio remo, Momo! Non scappare col mio remo, Momo! Momo, ho ancora qualcosa da chiedere. Sì, il remo! Momo, ascolta! Aiuto! Puoi aiutarmi, per favore? A fare cosa? Vorrei tanto che tu mi aiutassi ad aprire lo sbarramento. Ah, io pensavo che mettessimo a posto la barca, invece no, noi usiamo il remo al posto della leva rotta. Va bene, ha anche senso. Ti dirò, ha anche senso. Adesso Momo salta sopra la diga e inizia a romperla col remo. Con una cattiveria degna di Hulk. No. Giusto. C'è anche dell'intelligenza in questa manovra. Scaplush. Bravissimo, Momo. Yo, bros. Momo molto forte. Grazie mille, Momo. Grazie, hai salvato Video Game History Italia e tutta la serie. Grande, Momo. Senza Momo non sarebbe niente questo canale. Ragazzi, ringraziate tutti Momo. Ringraziate Momo. Bravissimo. È tempo di andare nella grotta, ma qui finisco la puntata. Ci vediamo nel prossimo video di Video Game History Italia, che sarà il sesto episodio di Siberia, direi, ed entreremo nella grotta. Quindi un like, un commento, condividete, iscrivetevi al canale soprattutto. Alla prossima, ragazzi. Ciao dal vostro prof.